Ho 45 anni, ho sempre quasi lavorato in nero, difficilmente assumono. L'ultimo cantiere che ho lavorato mi sono spaccato la fronte e il titolare non ne voleva sapere niente di mettermi in regola per prevenzione per altri danni e io ho dovuto rinunciare al lavoro e me ne sono andato. Lei ha più di 50 anni, attualmente sta lavorando? No, per adesso sono disoccupato. Ha lavorato molte volte a nero? Sì, a volte i soldi non ce l'hanno a fine settimana per pagarti o a fine mese. Mentre l'operaio ha le sue necessità, andare a pagare le sue cose, mangiare la famiglia, pagarsi la luce, l'acqua. La prima cosa che chiedo è ma la paga sindacale? No, ti dicono guarda, noi non diamo paga sindacale, ti diamo 80 euro al giorno, 70, dipende, te lo dettano loro quanto ti devono dare. Che se tu gli dici ma guardi, mi dia anche meno di quello che mi vuole dare, mi mette in regola. A loro non conviene perché il lavoro che stanno facendo lo fanno anche in nero, assurdo ma vero. Sono stato contattato da un'azienda, ho fatto il colloquio e mi ha detto, dice, sì, ma sai, noi la malattia non te la paghiamo, e se stai a casa per la pioggia ti mettiamo in cassa integrazione, però non te la diamo sulla busta paga, sappilo. Per un cavo che costa nulla non tutelano un operaio. Ti dicono mettiti la cintura e sei a posto, ma non capiscono che un cavo d'acciaio può salvare la vita di un padre di famiglia. Nei vari anni, anche se ho fatto delle formazioni per la sicurezza, ho visto sempre nei cantieri che non c'è proprio una sicurezza totale, ma specialmente dove ci sono le ditte subappaltatrici succede questo. Ecco.